Eccoci qua, è sera, è vero cucchino, siamo a casa a riposarci. Praticamente oggi abbiamo mangiato la pizza e allora volevo approfittare per farvi vedere sta cosa perché in tante mi chiedete come mi devo regolare magari quando mangio la pizza. Ovviamente non digiunate, se magari mangiate la pizza a pranzo, la cena non è che dovete digiunare, ma basta insomma fare una cena un po' più leggera e sempre bilanciata, perché comunque la pizza sono molti carboidrati. Quindi controllarsi un po' su questa cosa. E adesso vi faccio vedere quindi una cosa buona, buona e sfiziosa. Oh, che piace tanto a Cucu! Ecco qua, un bell'avocado. Nancy, ne vuoi tagliare l'avocado? Renditi utile, taglia, taglia. Allora, tagliamo l'avocado, ragazzi. Vi faccio vedere una cosa troppo buona con l'avocado, che non lo so se vi ho mai fatto vedere. Noi lo facciamo spessissimo, guardate com'è bello questo avocado, però appunto non mi ricordo se me l'ho mai fatto vedere, quindi approfitto e fa vedere sta cosa. Diciamo che è anche uno snack che potete mangiare anche come spuntino, questo qua. Noi adesso lo inseriamo nella cena. Allora, praticamente ho tostato e bollente, è uscito dal forno, una fetta di pane integrale, quello l'ha fatto in casa, di cui vi abbiamo fatto il video, e sopra praticamente si schiaccio l'avocado, così lo potete fare o in un contenitore, una ciotolina, oppure direttamente qua sopra. Io sono un po' pigra, mi sgoccio di sporcare le cose, quindi faccio, poi è molto morbido l'avocado, voi prendetelo sempre morbido, e ci metto, vedete, tutto l'avocado qua sopra, lo metto abbondante perché mi piace. Bello pieno pieno di avocado, ecco così, bello pieno pieno. A questo punto qua sopra ci metto un pizzichino di sale rosa dell'Himalaya, una spolveratina di pepe. Ops, è caduto troppo. Vabbè, non fa niente, a me piace il pepe. Un po' di sesamo. Eccolo qua, che ci vuole un po' di sesamo, è buonissimo. Proprio se vi piace, io nell'ultimo periodo ci aggiungo anche un goccino di limone e diventa ancora più buono. Sì, perché viene una polpa sugosa. Mamma mia, è troppo buono. Questo qua potete mangiarlo anche come spuntino, magari se vi viene fame, una cosa super super sana. E poi l'avocado fa benissimo. Qua ho preparato i fagioli, praticamente li ho scolati dal contenitore e sciacquati semplicemente. Questa è un'idea per una cena molto fast, velocissima, proprio quando vi scocciate di preparare. E quindi li ho sciacquati e poi ci ho aggiunto olio, sale, pepe e limone. E un po' un pizzichino di erba cipollina, eccola qua, ce ne metto un po' e poi ci vado a mettere questo qua vicino che è il quartirolo. Ci vado a mettere un po' di quartirolo lombardo. Questo lo compro all'Ocean, è un formaggio light dietetico molto molto buono perché contiene molte proteine, pensate, 18 grammi di proteine, quindi ha una bella percentuale e pochi grassi, è molto molto buono. Composizione. Bello, ti piace? Lo sai che a me piace impiattare. Una bella composizione Ecco geometrica. qua. A me niente. Ehi, stai aspettando la pappa? Sì, cena fast food. Cena fast food healthy, sana però, senza Sì. schifezze. Vedi qua. Anch'io. Allora, ho preparato anche i pomodorini. A me piace molto quando insomma non ho tantissima fame e ho mangiato molto a pranzo. No, ti posso venire quanto a te, però. Ci stai pure tu. Ci sto pure io. Comunque mi piace molto quando magari ho mangiato molto a pranzo e voglio mantenermi sul leggero, mangiare molte verdure fresche, crude. Tipo ad esempio, non so, il cetriolo, adesso non ce l'ho, il finocchio, adesso non ce l'ho. Quindi adesso ho il pomodoro, ho messo il pomodoro. E sul pomodoro poi ci metto un po' di semini, sapete che a me
mi piacciono tanto. Un po' di semini di papavero, che sono buonissime. Anche semi di finocchio, sapete, perché il finocchio è molto digestivo e purificante. Quindi il finocchio io ce lo aggiungo un po'. Per parte così, proprio così. E un po' di limone, anche limone, mettetelo. Però il limone anche è purificante, quindi l'ho messo, avete visto, sui fagioli, su qua, dappertutto. E adesso se magna. Yeah! Buon appetito! Ecco qua la nostra meravigliosa cenetta, guardate che buono! Qua c'è ancora un altro po' di avocado, quindi si può mangiare anche così, con un po' di limone. Mi piace tanto col sesamo, col finocchietto, è buonissimo. I fagioli contengono tante proteine. Il nostro formaggio light, che per i vegani può essere facilmente sostituito da tofu, e anche io spesso lo mangio proprio in questo tipo di cena. Cenetta o pranzo, come volete, light, veloce, buono e sfizioso. Thank you.